l'Umbria è in fascia rossa. È in fascia rossa per quanto riguarda gli infortuni, ce ne sono tantissimi, perché accadono, ci dobbiamo interrogare, accadono per tante ragioni, da una parte il profitto, dall'altra potrebbe essere la mancanza di informazione, dall'altra magari qualche leggerezza, non lo so, oggi noi non stiamo cercando con questo evento la colpa o i colpevoli, noi oggi ci interrogheremo e metteremo insieme tanti soggetti diversi, che in un altro momento non sarebbero qui, perché non accade mai che questi soggetti sono tutti insieme in una mattinata, per cercare di capire che cosa possiamo fare di più. Questa è la domanda che noi ci porremo. Abbiamo voluto parlare di sicurezza in una maniera non convenzionale. Abbiamo invitato le scuole saranno i lavoratori di domani, gli imprenditori, i dirigenti. Saranno le persone che si troveranno a ragionare di questi argomenti e noi dobbiamo assolutamente modificare questo trend. Non è possibile che muoiano tutte queste persone. Un paese civile non se lo può permettere. Oggi noi cercheremo tutti insieme di capire, poi lanceremo anche un progetto che come Ultec ovviamente abbiamo un po' anche anticipato, che è il famoso patto per la sicurezza, perché se mettiamo insieme tutte le persone interessate potremmo dialogare per sensibilizzare tutti. Questo è il nostro obiettivo, formare e informare e trovare delle soluzioni. E lo dobbiamo a noi, al nostro paese, a tutte le persone che vanno a lavorare per portare a casa uno stipendio e non per morire, per vivere.